Ciao e bentornato sul mio videocanale. Sono Eleonora Sellitto, psicologa e psicoterapeuta e oggi parliamo insieme del calo del desiderio. Ti sei reso conto che ultimamente non provi desiderio per il tuo partner o la tua partner? Oppure è lei o lui che non sente desiderio verso di te? Ecco, questo è il video che fa per te. Vediamo insieme cos'è il calo del desiderio e quali sono i suoi sintomi e se arriverai fino alla fine del video saprai come porvi rimedio. Il calo del desiderio è una problematica sia fisica che psicologica e può colpire uomini e donne indistintamente. È legata alla riduzione della frequenza e alla riduzione dell'intensità dello stimolo sessuale e può avvenire spontaneamente oppure in risposta a uno stimolo erotico. Chiaramente il calo del desiderio provoca delle ripercussioni sia nella vita individuale che nella vita di coppia. Andiamo a vedere come si manifesta nell'uomo e come si manifesta nella donna. Nella donna si può manifestare con difficoltà ad avere rapporti sessuali, quindi dolore durante il rapporto oppure presenza di vaginismo. Nell'uomo invece si presenta nella difficoltà a raggiungere e mantenere un'erezione completa. Chiaramente dobbiamo distinguere se il problema è fisiologico o psicologico e in base a questa differenza faremo un intervento differente. Se il problema è psicologico, si raccomanda un percorso terapeutico o individuale o di coppia. Chiaramente se invece il problema è di tipo fisiologico, sarà il medico a raccomandare delle cure specifiche. Secondo le ultime statistiche, tra il 23 e il 46% delle donne soffre di calo del desiderio e tra il 6 e il 41% degli uomini. Il calo del desiderio si presenta anche nelle coppie giovani, al contrario di quello che potremmo pensare. Questo spesso avviene perché abbiamo dei pregiudizi rispetto al sesso o abbiamo ricevuto un'educazione troppo rigida e restrittiva. Sembra proprio che la tecnologia influenzi il nostro desiderio. Infatti, più siamo al cellulare e più siamo distratti, non cerchiamo quindi la soddisfazione nell'altro. Vediamo insieme i tre tipi di calo del desiderio. Il calo del desiderio può definirsi acquisito quando è legato ad alcuni apprendimenti culturali ed educativi. Generalizzato quando si presenta in ogni circostanza e anche al variare del partner. Invece il calo del desiderio specifico o situazionale è legato al singolo partner o a determinate circostanze. Spesso il calo del desiderio è legato ad aspetti psicologici. Adesso vediamo insieme tre modi per risolverlo. Il primo modo per riattivare il desiderio è creare un clima disteso. Prova a guardare il tuo partner o la tua partner come se fosse la prima volta che la incontri. Non conosciamo l'altro mai a fondo e quindi è importante provare a guardarlo come se fosse la prima volta. Questo creerà un clima disteso per poter parlare della situazione apertamente. Il secondo modo è ripristina un rapporto privilegiato con il tuo corpo, ovvero dedicati a te stesso, fai autoerotismo e le tue fantasie erotiche cresceranno. Dopodiché puoi condividere queste fantasie con il tuo partner o la tua partner. Il terzo modo è impara a piacerti, impara ad amarti. Se non ti vedi sexy, se non ti piaci, sarà difficile che riuscirai ad entrare in intimità con l'altro. Anzi, cercherai di evitare a tutti i costi la sessualità. Mentre se imparerai a prenderti cura del tuo corpo e a piacerti,
vedrai che l'altro non vede minimamente quei difetti che invece a te paralizzano. Ma come si fa ad imparare ad amarsi? Questo lo vedremo nei prossimi video. Nel frattempo ricordati che se ti piaci, la tua libido cresce. Allora, queste tre strategie ti hanno aiutato a migliorare la tua libido e a far crescere il tuo desiderio? Fammelo sapere nei commenti. Dimmi cosa ti è stato utile e cosa stai facendo per migliorare. Se il video ti è piaciuto, commenta, condividi e iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ciao e alla prossima!